oggi ci ha consegnato 5.000 mascherine. Puoi illustrare i dati tecnici della mascherina. Noi queste 5.000 mascherine le consegneremo ai servizi sociali del comune, che le distribuirà alle persone di cui, che hanno veramente bisogno, insomma, anche perché San Giovanni in Terlino, voglio ricordare a tutti, che ha 15.000 abitanti, quindi una fornitura a tappeto sarebbe difficile. Io vi ricordo che ho fatto già una richiesta alla Regione Abruzzo, che ne aspetta 200.000 già ordinate, quindi se mi consegnano le 15.000 sicuramente ci sarà anche l'imbarazzo di doverle consegnare a chiunque. Però nello specifico dobbiamo guardare le esigenze particolari, quindi noi, grazie a questa donazione e attraverso i servizi sociali, con i buoni spesa e con i pacchi spesa che ogni giorno continuiamo a distribuire alle persone che sono entrate in difficoltà in questo momento, a contributo di 15.000 euro che abbiamo messo nel nostro bilancio, ringraziamo Mario De Cecco e Gian Piero della sua generosità, perché è un'azienda che ha fatto sempre tanto. Il suo logo è presente in tutte le attività del territorio, sia sociali, culturali che sportive. Quindi a Gian Piero lo ringrazio a nome di tutti, nessuno escluso. Questo è il campione della mascherina, prego la mano a Gian Piero e così spiegherò questa mascherina. Allora, questa mascherina è un tessuto TNT, tessuto non tessuto, di un prodotto italiano, parliamo di un tessuto italiano, è fabbricato a Dragonara, nei nostri stabilimenti, Italia, quindi 100% made in Italy. È una mascherina che si può utilizzare 5 volte, è sanificabile, si può mettere sia al forno al caldo oppure con un po' di, diciamo, di un prodotto, lo spirito, il famoso spirito disinfettante, e poi lasciarlo asciugando. Quindi tutto qui, usatelo, fate un buon uso.